lavorare nell'estate del 2019 in questo quartiere, in questa via soprattutto, è stata una cosa molto forte anche per noi. Uno degli hashtag che abbiamo utilizzato è la certosa guarda in alto, perché per guardare il murales devi alzare la testa, per guardare il ponte devi alzare la testa, perché il cantiere era ancora sospeso in alto, quindi dovevi guardare in alto, perché i morti sono in alto. Quest'ombra del ponte, che per quanto non dovevamo parlarne, non doveva comparire nei disegni, era presente, l'hanno chiamato in un altro modo, ma quello è il Ponte Morandi, penso, e lo rimarrà per sempre. Il tutto è stato però poi in qualche modo edulcorato quasi però da un abbraccio collettivo che si è riusciti a ottenere, quindi il calore poi delle persone, degli artisti, dei muri, dei colori, ha fatto sì che non fosse una presenza così triste. Siamo a Certosa, nello specifico nel mercato comunale, che è uno degli edifici che è stato interessato dagli interventi del progetto On The Wall. Certosa è stata interessata dai media per la tragedia che è successa e dopo un anno, diciamo, dalla tragedia, l'intenzione era quella di cercare di portare l'attenzione di nuovo su Certosa, ma con un'accezione positiva, portare colore per alleggerire proprio il quotidiano di chi Certosa se la vive. E così è nata l'idea di realizzare 10 grandi murales, che poi sono diventati 12, coinvolgendo artisti provenienti da tutta Italia e anche un olandese, che per un mese sono stati in residenza qui realizzando le opere che si possono visitare ora lungo il quartiere. On The Wall è un progetto che è nato dalla collaborazione tra l'associazione Link in Arte e il Comune di Genova, che ha coinvolto poi tutte o buona parte delle associazioni e delle realtà locali del quartiere. Tutti gli artisti comunque hanno interpretato poi la gioia, che era il tema principale, attraverso un augurio personale che hanno lasciato al quartiere, ognuno con la sua forma e la sua tecnica differente. Sono stati scelti i punti strategici del quartiere e soprattutto la via che è qua fuori, via Certosa, che è la via più popolare, che è quella anche un po' meno frequentata da chi non è di Certosa. Questo perché l'intenzione era quella di creare un po' un percorso che potesse attraversare tutto il quartiere, passando dalle vie di attraversamento principale di fatto poi per portare la gente anche nel quartiere, soprattutto chi di Certosa non è. Questo ha fatto sì che il percorso ci sia e abbia portato alla realizzazione di street art tour che servono sì a scoprire le opere, ma fondamentalmente servono a portare la gente a Certosa. Il quartiere è stato fondamentale nel supporto logistico, soprattutto a questi 30 giorni di lavoro che sono stati molto intensi. Gli artisti sono stati i primi invece a voler condividere il quartiere, questi momenti di rilassatezza, diciamo. Abitanti vari ci hanno portato del cibo, ci chiedevano se c'eravamo, quindi ci facevano la torta. Hanno contribuito anche alla definizione di alcuni dei murales che sono stati realizzati. Quando l'artista scendeva dal cestello, c'era il Mario di turno che raccontava una storia e lui diceva ok, vado e la disegno, tornava sul cestello e la disegnava. E questo è il modo più bello, secondo me, che possono avere gli artisti per lasciare in qualche modo un segno e il quartiere, gli abitanti per sentirsi rappresentati. Il coinvolgimento che siamo riusciti ad ottenere, ad avere con il quartiere, con i ragazzi, con i 28 volontari che ci hanno aiutato, ha fatto sì che questo progetto è proprio del quartiere. Uno degli ultimi giorni una signora mi si è avvicinata e mi ha detto: faccio complimenti agli artisti, avevo un murales preferito, ora mi piacciono tutti. Poi ci sono quelli a cui non piacciono i disegni, va bene, non devono piacere a tutti, devono però far incontrare le persone per la strada. Durante le lavorazioni c'erano persone che abitano vicine che ci hanno detto era da più di un anno che non parlavo col mio vicino di casa, oggi lo incontro quasi tutti i giorni, no? E mi fa piacere perché non succedeva questa cosa. Da
L'Italia che cambia è una speranza, senza dubbio per me, e mi piacerebbe che fosse attraverso l'arte un modo per guardarci differenti e migliori a confronto soprattutto con tutto il resto del mondo. Penso che sia fondamentale il confronto per vedere anche i cambiamenti poi all'interno del nostro paese. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.